Ritengo che l'investimento nel personale ripaghi e che le imprese che non promuovono i loro impiegati tendono a non lavorare bene, fornendo ai lavoratori l'opportunità di studiare per le qualifiche certificate, mostra il loro investimento su di loro e le loro certificazioni dimostrano il loro investire nell'azienda. L'apprendimento basato sul lavoro può essere più indicato della formazione ed è considerato più conveniente di un training esterno o di un orientamento. È molto più efficace quando possiamo negoziare il contenuto del curriculum, cosicché l'apprendimento è in linea con la nostra strategia di mercato. Questo è ottimo perché significa che l'apprendimento è interamente rilevante e contestualizzato e quindi favorisce l'intera organizzazione a migliorarsi. Associare l'apprendimento alle certificazioni sembra motivare gli studenti. Avvertono una migliore valutazione e valorizzazione del loro lavoro, se riconosciuto con un certificato universitario o con un diploma. Possono addirittura studiare a livello di master. Inoltre è personalizzato, quindi è più efficace di una formazione generica. All'interno della nostra azienda abbiamo già le competenze professionali necessarie. Dunque, l'apprendimento basato sul lavoro completa i nostri programmi dell'organico attuale. I docenti universitari possiedono le adeguate competenze didattiche. Avvalendoci del loro supporto accademico, possiamo sviluppare nei nostri impiegati tutte le conoscenze e competenze di cui abbiamo bisogno. Questa collaborazione crea un influente strumento per sviluppare le proprie competenze. Pianificare l'apprendimento rispetto all'impiego specifico significa che la certificazione può essere ad personam, cosicché il lavoratore cresca in linea con le nostre esigenze aziendali. Possiamo servirci del curriculum negoziato per sviluppare competenze trasversali e per l'acquisizione di conoscenze, riconoscendo queste in quanto necessarie ed importanti per i nostri affari. L'azienda è sempre parte del percorso. Possiamo designare un mentore per sostenere lo studente, permettendoci di orientare parte dell'apprendimento. Inoltre crea una conversazione bilaterale che rende la gestione più accessibile e realizzabile. Tutto si rifà allo sviluppo di un'organizzazione dell'apprendimento che ci permette di motivare e mantenere competente il personale e contemporaneamente valorizzare la nostra attività.